Devi sbatterle più forte che puoi. Magari non così forte. Niente male lassù, Princess Twilight. Applejack, sai, non è necessario che mi chiami così. E perché non dovrebbe, scusa? Hai già rinunciato a indossare la corona e non è poco. Quindi il minimo che puoi fare è accettare il nuovo titolo. Se gli altri pony si rivolgeranno a me così, credo che possa andar bene, ma non i miei amici. Non mi sembra per niente giusto. E neanche questa storia del volo lo è. La festa del solstizio d'estate è fra soli 2 giorni e io non sarò mai pronta a esibirmi. Certo che no! Se resti qui a terra non imparerai mai! Coraggio, alzati in volo e facci vedere il gran finale! Ecco così che si fa! Suppongo di sì. Su, via, non essere così modesta. È il sogno di ogni pony poter indossare una corona con la cerimonia dell'incoronazione riprodotta su una magnifica vetrata. Oh. Io non direi che è proprio il sogno di ogni pony. Io infatti sogno quasi sempre la grassa. È meglio che ci avviamo se non vogliamo perdere il treno. Fluttershy ha ragione. Non so voi, ma io ho ancora un sacco di cose da organizzare. I festeggiamenti ufficiali saranno qui a Canterlot, ma il sindaco vuole anche una festa di dimensioni colossali giù a Ponyville. Oh, avanti, non fare così, zuccherino. Tu starai qui con le altre principesse quando Princess Celestia farà sorgere il sole. Ne sono onorata, dico davvero. Ma è stata proprio alla festa del solstizio che noi tutte ci siamo conosciute. E non mi pare giusto stare lontana dalle mie amiche di Ponyville in un giorno così speciale. Se per questo non pare giusto nemmeno a noi, tesoro. Se il sindaco non avesse un così disperato bisogno di noi, resteremmo qui a Canterlot. Ma naturalmente comprendiamo che i tuoi doveri regali devono avere la precedenza. Sì, la festa del solstizio d'estate ci ha fatto incontrare, ma c'è una cosa molto più importante che ci terrà unite per sempre. Prova numero 1. Noi 6 siamo legate dagli elementi dell'armonia e nessun dovere regale potrà mai cambiare questa cosa. Giusto, amiche mie? È vero, hai ragione! Giusto, Pinkie Pie? Morbidi muffin grassati alla crema! Prendilo pure per un sì. Ti scriveremo e ti racconteremo tutto così ti sembrerà di essere con noi a Ponyville, vero ragazze? Ci puoi giurare, non dubitare, e che una tortina ci possa accecare! E sarai davvero con noi dopo i festeggiamenti? Abbiamo già in agenda un appuntamento per parlare degli aggiornamenti necessari al tuo loft regalo! Treno per Ponyville in partenza! È più forte di me, Spike. Sono andate via solo da un minuto e già sento che mi manca qualcosa. Per la principessa. Cara Twilight, non sentirti sola, la tua amica Pinkie Pie. Sono io! Yuhu! Invece sì, mi mancano già. Fatto, 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 fatto e... fatto! Ah, incredibile! Abbiamo finito prima del previsto, merito del tuo straordinario assistente. Infatti è vero. La cerimonia non sarà prima di dopodomani, perciò
Forse potremmo fare una capatina a Ponyville e tornare in tempo per finire le ultime cose della lista prima del grande evento. Mi piacerebbe tanto, Spike. Ma se succedesse qualcosa mentre siamo via? E se per caso ci fosse un ritardo al ritorno e non riuscissimo a finire la lista? E se perdessimo la lista andando a Ponyville e non ricordassimo quali cose abbiamo fatto e quali no? E poi perdessimo tempo cercando di ricordarci tutto? E poi rovinassimo la festa perché non abbiamo fatto l'unica cosa veramente importante? Suppongo che questo sia un no. Questi sono i primi incarichi regali che Princess Celestia mi ha affidato. Non posso rischiare di deluderla. E io sono certa che non lo farai. Oh, Vostra Altezza! Non c'è più bisogno che tu lo faccia, Princess Twilight. Vi chiedo scusa. E non c'è bisogno che ti scusi. Scusatemi! Devo riconoscere che l'attesa dell'inizio dei festeggiamenti per il solstizio d'estate è una cosa meravigliosa. In che senso? Per i miei sudditi è sempre stata la celebrazione della mia vittoria su Nightmare Moon, ma per me... era solo il terribile ricordo di aver dovuto bandire la mia adorata sorella. In effetti non ho mai pensato a questo aspetto. Ma ora è diventato uno splendido ricordo della sua ritrasformazione in Princess Luna, com'era un tempo, e del nostro ricongiungimento. Mi fa davvero piacere che anche tu prenda attivamente parte ai festeggiamenti. Deve essere stato difficile vedere le tue amiche tornare a Ponyville senza di te. Un pochino, forse. Ora non sei più la mia studentessa, Princess Twilight, ma sappi che se dovessi avere bisogno di me, io ci sarò sempre. Così come spero di poter contare su di te in caso di bisogno. C'è posta per te, credo. Un messaggio per Princess Twilight. Una lettera da Ponyville, immagino. Beh, non fa niente, non è importante. Spike, scusa, dove eravamo? Eravamo alla buonanotte? Dovremmo rivedere la nostra lista ancora una volta. Temevo che l'avresti detto. Vi lascio lavorare. Siamo nel cuore della notte, o forse è mattina. È la verità, non te lo so dire. Caspita, è proprio strano. Andiamo, Spike. Dobbiamo scoprire cosa sta succedendo. Che cosa significa? Princess Twilight lo saprà? Sicuramente è... ci sarà una spiegazione. Vostra Altezza, dovete venire con noi. Si tratta di Princess Luna e di Princess Celestia. Sono sparite! Ma come, non capisco? Dove saranno? Non lo sappiamo. Pare che Princess Celestia e Princess Luna siano come... svanite nel nulla. Svanite? Per questo ci siamo rivolti a voi. Attendiamo i vostri ordini. I miei ordini? Noi siamo soldati della Guardia Reale, quindi prendiamo ordini solo dai reali. Se Princess Luna e Princess Celestia sono sparite e Princess Cadence si trova al comando dell'Impero di Cristallo, adesso gli ordini li prenderemo da voi. Princess Twilight, non c'è tempo da perdere. Diteci che cosa volete che facciamo. Voglio che continuiate a cercare Princess Luna e Princess Celestia. Bisogna ritrovarle prima che si scateni il panico. Deve esserci qualche indizio che ci dica cos'è successo. Se trovate qualcosa, qualunque cosa, riferitemelo subito. Oh, è così che si assume il comando, Twilight? Vostra Altezza, ci sono notizie da Ponyville. La Everfree Forest sembra diventata, come dire, un po' invadente. Scusate, permesso? Va tutto bene? Caspiterina, che cos'è stato che vi ha sconvolto così tanto? Calma, di qualunque cosa si tratti, sono certa che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ma, no, avete ragione a essere preoccupati, molto, molto preoccupati!
Coraggio, gente! Mettetecela tutta! Sì. No. Sì. No. Sì. No. Per tutti i pony, non abbiamo mai avuto tanti problemi con le erbacce. Veramente, a pensarci bene, non ho mai visto erbacce come queste. E voi? No. Da dove sono saltate fuori? No. E poi si può sapere che cosa sta succedendo al cielo? Badate, guai a voi! Questo è territorio di Ponyville! Senti, non è prevista pioggia fino a dopo la festa del solstizio d'estate! Brutte nuvolacce, tornatevene subito da dove siete venute! Allora vuoi che faccia il gioco pesante, vero? Il cielo ha qualcosa di strano oggi. Non lo trovo affatto divertente! Rarity, devi aiutarmi! Il mio unicorno ha qualcosa che non va! Dove stiamo andando? La Everfree Forest è invadente! Non so cosa significhi, ma ci vorranno le nostre amiche e gli elementi dell'armonia per fermarla! Speriamo di non aver perso il treno. Twilight, c'è anche un altro modo per raggiungere Ponyville, ricordi? Quale modo? Beh, volando! Oh, è giusto! Succedendo delle cose molto strane. E io gradirei ricevere una spiegazione. Tutto quel che so è che il cielo è diviso a metà e che le nuvole che stanno arrivando non sono di queste parti. E nemmeno queste piante impazzite. Provengono dalla Everfree Forest. E noi pony terrestri non possiamo fare nulla per liberarcene, purtroppo. Non è che tu conosci qualche magia per fermare questa invasione? Ahimè, pare che questa storia della foresta scatenata abbia messo furioso il mio unicorno. Dobbiamo inventarci qualcos'altro. Non so quanto potrà resistere Ponyville. Non so quanto potrò resistere io. La foresta si sta espandendo. E a giudicare dalla sua velocità, non credo che si accontenterà solo di Ponyville. Penso che fra non molto avrà ricoperto l'intera Equestria. Cominciando a rimpiangere di non aver preso il treno. Ci siamo quasi. Coraggio, Spike. Prendiamo gli elementi dell'armonia e troviamo gli altri. Geronimo! Per fortuna sei tu. Di solito non prendiamo mai i tuoi libri senza il tuo permesso. Dolce terra! Dolce, adorata, meravigliosa terra! Sì, ho capito. Devo migliorare la mia tecnica di volo. Non so se l'hai notato,
ma la Everfree Forest è un tantino, ma solo un tantino fuori controllo! È proprio vero che sentivi la mancanza di Ponyville, allora? Forse tu sai che cosa ha causato tutte queste calamità. Princess Celestia ti ha mandato qui per risolvere il problema. Non esattamente. Vedete, Princess Celestia è... come dire, lei e Princess Luna sono... Sono sparite! Non so chi le abbia prese, ma credo che avremo bisogno degli elementi dell'armonia per riaverle. Ma certo! Esattamente come ai vecchi tempi! Ehi, qua lo zoccolo! Hai visto? Siamo sempre unite grazie agli elementi. Ora non ci resta che capire su chi puntare questi ragazzacci per riprenderci le principesse ed evitare che Equestria diventi concime per le piante. Qualche idea? Io non ho trovato nulla su nessuno dei libri che ho consultato. Opsi! Qua non ho colorato. Per metà giorno, per metà notte. Strana situazione meteo. Piante fuori controllo. Considerando il quadro generale, credo di cominciare a capire con chi abbiamo a che fare. Basta inverno, basta inverno! Senti, Twilight, sai bene che Princess Celestia ha detto chiaramente che devi avvertirmi prima di convocarmi con questo piccolo amuleto che ti ha fornito. Se non l'avessi notato, ero nel bel mezzo di una doccia particolarmente tonificante. Adesso basta! Libera Princess Celestia e Princess Luna e ferma l'invasione della Everfree Forest! Scusami tanto, Bella, ma di che cosa stai parlando? Avanti, non fare il finto tonto, Discord. Sappiamo che ci sei tu dietro a questa storia. Non fraintendetemi, io adoro i cambiamenti che sono stati fatti al paesaggio. Ma purtroppo questa volta non posso dire che sia merito mio. Sono cambiato, l'avete dimenticato? Sì, come no? Su questa storia ci sono le impronte dei tuoi zoccoli deformi. Vorrei ricordarti che io ho soltanto uno zoccolo deforme. Quali assurde accuse! E io che pensavo che fossimo amici! Finiscila di fare la commedia! Ti teniamo d'occhio! Signore, signore! Io sono innocente! Potrei forse mentire proprio a voi! Sì! Forse... Ebbene, a quanto pare siamo ad un punto morto. Io sto dicendo la verità, ma voi non mi credete. Che cosa farebbero dei buoni amici come noi in una situazione del genere, Princess Twilight? A proposito, congratulazioni per la promozione. Lei decisamente meritata. Io dico di punirlo con la forza degli elementi. A me sta bene. Anche a me! Aspettate, non possiamo farlo. E se stesse davvero dicendo la verità? Ah, evviva! Finalmente! Qualcuno è disposto a concedermi il beneficio del dubbio. Voi avreste molto da imparare sull'amicizia dalla mia cara amica Shutterfly. Fluttershy, e sono io. Perché, che cosa ho detto? Se non sei tu il responsabile di tutto questo, almeno dacci una mano. Forse sì, potrei anche farlo, ma dopo tutte le accuse che mi avete mosse, dopo che avete infangato il mio onorato nome, non credo di avere molta voglia di farlo. Perché non chiedete alla vostra amica Zebra se per caso ne sa qualcosa? Zecora, sì! Dalla mia casa sono dovuta scappare. La foresta quasi mi stava per divorare. Hai idea del perché stia succedendo? Temo che si tratti di un mistero perfino per me. Ma sul mio carretto dovrei avere qualcosa che forse fa per te. Non ho intenzione di usarlo io stessa. Il risultato sarebbe tragico. Invece col tuo corno sarebbe magico. Cambia la pozione. Da viola a bianca devi fare la trasformazione. Dopo un sorso, saprai dire perché il cielo è giorno di qua e notte di là. Oh!
sembra che stia funzionando. Ma dove sono? Non fare neanche un passo! Princess Luna! Non ci capisco niente. Ma perché voi e Princess Celestia siete scomparse? Credevi davvero che me ne sarei rimasta lì buona buona mentre tutti si beavano della tua luce preziosa? Luce preziosa? Ci può essere solamente una principessa ad Equestria. E quella principessa, ovviamente, sarò io!